Nino Simeone c'ha lo scioglimento di panza? No. No, ringraziando il A seguito della vittoria di Ruotolo proprio... non c'è stato nessuno scioglimento di panza. Adavani Baffoni, Baffone, perché è Nino Simeone. È Nino Simeone nei baffoni. Tanti baffoni, qua pure Ruotolo c'è Baffoni. Però Adavani Messi. Sì. Nino, tu sei stato. Ma pure Messi c'ha il baffone ormai. Te n'ha barba. Barba e baffone. Cioè, la camuffata. Nino, tu sei stato tra i primi, perché noi da questi microfoni stiamo cercando un attimino di stemperare un po' la tensione che c'è a Napoli per questo allarme coronavirus, cercando di parlarne in maniera seria ed equilibrata. Tu sei stato però tra i primi a dire, a lanciare un'ansia, se così si può dire, dove, non un'ansia, no, è un po' anche, di ansia, sì, perché anche. Dicendo che secondo te la maratona che c'è stata domenica a Napoli si poteva anche evitare, però dai test che sono stati fatti nelle ultime ore sono tutti negativi, quindi diciamolo chiaramente, a Napoli questo problema, ringraziando nostro Signore, ad oggi non c'è. E meno male, sarebbe stato gravissimo il contrario, al di là diciamo dell'episodio della maratona che si poteva sinceramente evitare, perché sì, gara importante, gara internazionale, maratona ormai diciamo diventata un appuntamento fisso diciamo degli atleti di tutto il mondo, però sinceramente un momento come questo di crisi si poteva veramente fare a meno. Ma e bloccheresti anche Napoli-Barcellona di domani? Allora, è sempre una questione diciamo di punti di vista. Se c'è un momento diciamo di grande attenzione dal punto di vista generale sulla questione del coronavirus, c'è sempre, non è il problema soltanto di Napoli Barcellona della maratona, c'è sempre e rimane, è una questione di ordine pubblico, una questione di salute pubblica. Certamente c'è chi decide a nome per conto di tutti e chi lo fa si assume una responsabilità e sinceramente lo fa diciamo con qualche condizione di causa rispetto al sottoscritto, a quelli come me che magari sono più diciamo, portati a dare la ragione, no? Dice, vabbè, forse è il caso, è una questione proprio diciamo di obiettiva opportunità, non è che io mi sto tirando con i piedi che arrivi anche a Napoli, cosa ci mancherebbe altro, scherziamo, noi ci viviamo in questa città, però sinceramente se quel ragazzo poveretto, quello che è morto, aveva partecipato a una gara podistica, proprio quello dire, è un segnale negativo che è arrivato fino. Beh, sarebbe stato come vincere a perdere una grande lotteria, onestamente sarebbe stato proprio. Sinceramente, cioè, potremmo, come dicono diciamo, in Francia, cioè, potremmo pure sparagnare. Però giustamente bisogna anche lanciare un messaggio, non dico al contrario, però di rasserenare un pochino gli animi, perché è giusto avere cautela, avere attenzione massima, allerta massima su questi problemi, però non si può pensare poi di bloccare tutto il circuito virtuoso di una città, parlo della parte produttiva, parlo dei negozianti. Assolutamente no. Perché già ci sono a Napoli un po' di scene di panico, di correre in farmacia, approvvigionamenti tipo anni 90 quando c'era la guerra, il quiet, ma veramente allucinante. Vabbè, ma purtroppo voglio dire, se vogliamo dirla tutta, se apri la televisione dalla mattina alle 7 fino alla mattina dopo alle 7 si parla solo del coronavirus. E veramente i giornalisti ci fanno venire, ovviamente fanno il loro dovere, ci mancherebbe, loro fanno informazione, però se uno vede la televisione e legge i giornali se ne fanno ragione. Io vi invito a vedere i telegiornali. No, diciamo che ne parlavamo prima con Donato. Sky sta un po' cambiando il tiro, però, devo dire. Nelle ultime ore sta, diciamo, un po' meno allarmisti. Diciamo. Sì. Ma poi la domanda che ti faccio: Nino Simeone è andato all'assalto nei supermercati delle varie dei vari reparti tra pasta scatolame, ti sei approvvigionato? No, perché cazzo mai venire a casa tu? Sinceramente no, bah. Non l'ho fatto perché non l'ho ritenuto opportuno, magari l'avrà fatto mia moglie, l'avrà fatto mia mamma, questo non lo so. Però diciamo che è anche giustificato diciamo il momento di difficoltà, un momento di preoccupazione, non di difficoltà, attenzione. Cioè, un momento di preoccupazione generale. E la preoccupazione poi genera a combustolamento anche diciamo, perché poi diciamoci guardiamoci tutti negli occhi anche se siamo al telefono. Un po' di ansia ce l'abbiamo tutti. Assolutamente sì. Ma fammi chiedervi, no. Siccome noi vabbè, Lino D'Angio no, io sono osservatore della vicenda, no. Ovviamente dobbiamo mantenere la guardia altissima. Un'attenzione però non deve essere troppo allarmistica. La mia attenzione, ripeto, non è una preoccupazione perché c'è qualcosa che nascondo, che magari so, c'è tutto tranquillo.
quello, la preoccupazione in generale, sì. Perché per me quello che sta succedendo a Milano, al di là che c'ho mio figlio a Milano, il mio ragazzo che sta lì, però dico, al di là che a me preoccupa per tutti quanti noi, cioè Milano certo. È di sì, però parliamo sempre di un'influenza che colpisce, ovviamente non deve succedere e chiaramente ci auguriamo che non accada a nessuno, ma a persone che sono debilitate fisicamente con un'età avanzata, che hanno già delle... questo è un dato. Esatto, quindi parliamo appunto, quando si dice c'è stato il sesto caso, andiamo a parlare di una persona di 88 anni che aveva delle gravissime patologie e che ovviamente anche un'influenza normale l'avrebbe purtroppo. È vero, questo è verissimo, questo è assolutamente vero. Fatto ho un altro caso di una signora che era ricoverata in un reparto di oncologia da mesi e stiamo parlando di persone che hanno già delle patologie gravissime. Ma siccome noi di Radio Amore non siamo razzisti, perché visto che a Ischia hanno chiuso i porti ai settentrionali, no? Noi ospitiamo stasera uno che abita al nord, un settentrionale. Ciao Claudio Pea. Perché siamo in radio. Certo. Ciao perché Claudio Pea. Un terrone del nord. Ma sai che sono uscite dei cartelli a Napoli, non si fittano case ai settentrionali. Certo, è ovvio. E fanno bene. No. Claudio Pea, buonasera a te. Innanzitutto fammi fare i complimenti a te per il premio Reverberi, che è nel basket ovviamente rappresenta l'Oscar, no? Che si dà ai giornalisti. Quali sono le tue emozioni? Ce lo puoi dire? Ma se devo dirti, mi sono emozionato perché ho visto tanta gente che era venuta appunto per nel giorno dell'assegnazione del premio, che era felice perché io ero felice di averlo visto. Bello questo, molto soprattutto molto bello. Soprattutto per loro, perché è un premio cui tenevo moltissimo, che non ti dico che forse meritavo di più di vincerlo 20 anni fa, 30 anni fa, che ho anche spesso attaccato perché dicevo che l'avevano vinto cani e porci. E adesso che sei tu, un cane o un porcellino? Tutti e due, un po' porcellino e un po' cagnolo. Grande Claudio. Ecco, vi ho sentito parlare prima di questo coronavirus. È una scusa per Sarri se non dovesse vincere lo scudetto? Di coronavirus. Ma io ti dico che avete parlato anche di vecchietti, quindi io entro in quella categoria. Ma dai, smettila. Con patologie gravi. Ma mi tocco gli zebedei per te, dai. Mi sembra una grande psicosi, devo dire la verità. Sì, per carità, è un'influenza pericolosa, non più da SARS, ma lo dicono tutti, insomma. Vabbè, ma la SARS a Napoli adesso proibire il marumele, sì, Claudio, dicevo, a Ischia mi sembrava clamoroso, ma soprattutto a febbraio, che ci vai a fare Ischia? Cioè, voglio dire, con tutto il rispetto, Lucani, perché devono stare a casa i lucani se sono stati per caso sul lago di Garda? una roba difatti, guarda, siccome uso e abbondo e anche devo dire a volte eccedo nella mia satira, il governatore della Basilicata, che credo sia di Matera o giù di lì, l'ho chiamato una grande testa di sasso. No, il governatore della Basilicata è napoletano. No, assolutamente. No. Guarda, credo che sia di Potenza, ma a me faceva il gioco che fosse. Non è un comandante. I sassi di Matera. Certo, ovviamente. Poi il divertimento sul coronavirus, c'è questa notizia che è stato cancellato il convegno sul coronavirus per timore del coronavirus. Sai di questo? Sì. È stato cancellato il convegno sul coronavirus. Se me la dicevo la sera, bellissimo. Ho fatto proprio un pezzo su questo panico che francamente sentivo anche, non so chi fosse da voi in studio, che diceva che mi sembra sì, è giusto essere un po' allarmati, ma non creiamo niveramente, non facciamoci prendere dal panico. Esatto. Allora ti confermo intanto anche che Marcello Pittella, che oggi ho scoperto che dopo 8 mesi finalmente il nostro grande amico Sarri, pur continuando a vestirsi sempre come un benzinaio, perché io non ho mai visto uno andare in panchina vestito in quegli stati, però mi viene detto così in questo modo, ha capito di essere finalmente a Torino. Capito? Perché, da cosa? Sì, perché ha dichiarato per un rigore, se avessero detto, sì, è vero,
un rigore così sarebbe alla, venuto alla giù spalle, il alla, mondo, alla sì. Juve, non alla spalle, sarebbe venuto giù il mondo. Sì, sì, oh, sì. Finalmente ha capito che è finito. Si sta riconquistando i tifosi. Dove gli arbitri hanno una paura folle di arbitrare la Juve. Sì, vabbè, adesso non ribaltiamo le cose, per piacere. No, le ribalto molto volentieri, perché dimmi te, sei un Napoli, tanto io voglio sapere perché Juventus-Inter dobbiamo giocare a porte chiuse. Te lo infatti, faccio, te lo faccio dire da Nino Simeone, aspetta. Meneghini, teniamo a casa i Meneghini, che oltretutto sono anche salvinisti e quindi leghisti, teniamo a casa gli intertristi e giocavamo la partita tra Torinese o pseudo-tale. Allora, la risposta anche te la faccio... Perché, se non lo sai, io non potevo assistere alla partita come spettatore, perché non avevo la testa del tifoso, neanche pagandolo 300 euro una tribuna. Vabbè, ma tu andavi questa in tribuna stampa, roba eh? Spaventosa. Questa roba, e roba te la spaventosa. Devi prendere con la Juve, no? No, no. Eh? Te la devi prendere con la Juve. No, me la devo prendere con chi non decide che a Napoli vanno soltanto i tifosi del Napoli, certo. E a Torino vanno soltanto i tifosi della Juve. È la morte punto del calcio. Così evitiamo tutti i caos e non popoliamo gli stadi di imbecilli. È d'accordo Nino Simeone? Sabato, Nino, sei d'accordo? Sono stato, lasciami dire questo, sì, perché sì, credo che sia importante. Sabato sono stato con mio nipote a vedere la partita a Ferrara, allo stadio Mazza, dove ho anche fatto finta di studiare all'università di medicina e poi di farmacia, e ti dico che è stato un pubblico stupendo, uno stadio civile, un pubblico stupendo che è stato capace di applaudire quando è stato sostituito Chiellini, tutto bello. Lo stadio ha applaudito Chiellini. Questo non l'ho visto fare nemmeno all'Olimpico, all'ultima partita di Buffon, che poi non è stata l'ultima, che l'hanno ingiuriato persino la curva, quando mi ricordo che l'ultima partita di Totti contro la Juventus anche la curva juventina riuscì a applaudire Totti. Quindi ci sono delle come fischiarono Maldini a Milano e altre no. Io credo che a Napoli Sarri, per esempio, se dovesse perdere la prossima volta lo applaudo. Vabbè, questa sarebbe meravigliosa. Nino Simeone, sei d'accordo? Sei d'accordo con Claudio Pea? Non credo che se Sarri perdesse la prossima partita a Napoli lo applaudisco. Non ci credo, perché noi siamo passionati, insomma, abbiamo il dente avvelenato. Se perde lo scudetto, io penso. Sì. Ma noi poi siamo superiori, però poi a un certo punto siamo superiori e la superiamo, certo. È vero, perché non si capisce perché si debbano fare queste partite a porta chiusa, veramente non si capisce, finisce proprio lo sport. Vi ricordate quando giocammo la partita in Coppa dei Campioni a Madrid? Come no, bruttissima partita, Madonna mia, non me la dimenticherò mai più, la giornata a porte chiuse. Non ricordo per quale motivo nello specifico, ma si fece questa partita, sì, a porte chiuse. Hai ragione, ma perché? Cioè, cosa ha fatto? Io ero un ragazzino, ci rimasi talmente male. Ha fatto di male il calcio per meritarsi una cosa del genere. Giocare una partita a porte chiuse, hai detto benissimo tu, è un fastidio per chi ama il calcio. Ma anche per i calciatori, è fastidioso che sentire parlare ad Ani, è quasi più fastidioso che sentire parlare ad Ani. Infatti io sono abituato a vedere le partite audio. Però devo dirti che almeno l'idea che ci sia un pubblico ce l'ho. Certo. Mentre sapere che lo stadio è vuoto e sento soltanto urlare Sarri, che non sta fra le altre cose, non sta mai nella sua area tecnica. No, è vero. Che dovrebbe essere cacciato ogni volta. È ricerca di nicotina quella nell'aria. È la ricerca di nicotina, e poi se lo cacciassero prima nel campo non sbaglierebbe come ieri i campi, perché per l'ennesima volta, al contrario del suo predecessore che indovinava tutti i cambi, anche se la Juve giocava male come l'anno scorso, ma almeno indovinava i cambi. Questo invece peggiora le situazioni, sempre perennemente. Prima di salutare entrambi, vi chiedo un piccolo pronostico su Napoli-Barcellona. Parto prima da Nino. Mamma mia. No, Nino. No, vi prego. No. Ci devi dire, secondo te, più o meno, non dico il risultato esatto, ma come sensazione, come va a finire? L'unica sensazione che ho è emozione. Vedere il Barcellona a San Paolo, per noi comuni mortali, voglio dire, è sempre un'emozione. Poi
hai visto l'affetto che abbiamo riservato al Barcellona, ai giocatori del Barcellona, a Messi, veramente stava tutta Napoli bloccata quando sono arrivati col pullman sotto al loro, all'NH Hotel, no? Bravo, la via Medina, ma veramente sembrava il Napoli, ma veramente, perché il tifo quando usciva Messi e gli altri abbiamo fatto un tifo, io non c'ero, ma io l'ho sentito, ho visto immagini meravigliose. Questo è lo sport, questo è il riconoscimento a una squadra, a calciatori di qualità, a campioni, perché il Barcellona è veramente una grande squadra. Speriamo di divertirci, ecco, questo sarebbe bello. Ovviamente conosciamo la differenza, diciamo, tra noi e Barcellona in termini tecnici, però San Gennaro, metteci la mano di e vediamo quello che ha finito. Sarebbe particolarmente bello riuscire ad avere, diciamo, un risultato positivo. Grazie Nino Simeone, sempre, ragazzi, un piacere. Grazie sempre a voi, grazie, Nino. Napoli, un abbraccio a Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli. Claudio Pea, per concludere, che partita ti aspetti domani? Ma sai, tu hai avuto la sfortuna che io ieri abbia visto giocare Messi nel Barcellona. Ho visto fare 4 gol, più bello dell'altro, è in grandissima forma. Sì, vabbè, però ha segnato contro 4 amici ai bar, no? Sì, anche la Juve ha vinto con la Spal ultimo in classifica, però per me ha giocato la più bella partita dell'anno, tirando 20 volte in porta. Io ho visto una squadra che penso che vincerà anche a Napoli. Madonna mia, ci siamo. Per fortuna siamo in radio, tocca però. Tocca a ferro, incrocia le dita. Ma hai chiesto un parere? Sto scherzando, Claudio, puoi dire quello che vuoi. Grazie, Claudio, per come essere. Dico che la Lazio vincerà lo scudetto. No, smettila. Può essere, perché no? Guarda i numeri alla mano, guarda i punti che ha fatto nell'ultima. Però, nonostante una grandissima Lazio, la Juventus è sempre prima in classifica. Questo poi ce lo devi spiegare, visto che non perdi occasione per criticare Sarri. Te lo spiego per il fatto che penso che abbia 3 volte gli stipendi dei giocatori della Lazio. Quindi è solo un fatto emozionale rispetto a quanto guadagnano mensilmente, non credo, dai. Ma sì, a parte che la Lazio gioca meglio della Juve e non ti vuole molto, ma anche in certi momenti Napoli ha giocato meglio della Juve. Vabbè, proprio questa. Io penso che in Champions Sarri sorprenderà. Infatti. Ma la Champions bisogna passare il prossimo turno, non lo so. Sì. E vediamo, dai. Io penso che sorprenderà. Vediamo. Quando c'è da correre, mi sembra che sia già spompata. Sta preparando la parte finale della stagione, Sarri. Dagli fiducia. Salutiamo Claudio Pea. Ciao Claudio. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te. Ancora complimenti per il premio Reverberi. Grazie mille.